Buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 9:36 minuti in questo istante di oggi, martedì 18 aprile 2017. Chiedo scusa per la misma, diciamo che anche la mia giacca e la mia cravatta seguono il calendario scolastico, quindi oggi sono in ferie ancora, da domani ritorniamo nei binari soliti del nostro abbigliamento consueto, ma tanto non dobbiamo parlare di moda quest'oggi, quindi possiamo tranquillamente e anzi tirare sulle maniche perché parliamo di un tema importante. Come tutti i martedì, parliamo di periferie. Quest'oggi un focus molto attento ed importante sulla periferia e sul quartiere San Siro, quel quartiere Alea San Siro che spesso e volentieri sentite nelle cronache cittadine. Oggi ci entriamo e ne parliamo direttamente con le persone che ci vivono e con chi da 20 anni cerca di portare il problema a chi dovrebbe cercare di risolverlo. Con noi in studio, come sempre, Walter Cherubini. Buongiorno Buona Walter, giornata a voi. del Forum per le periferie. E chi ci ha portato? Lucia Guerri, che è presidente del Comitato di Quartiere San Siro. Buongiorno Presidente, Buongiorno, buongiorno. grazie. Dicevo, 20 anni ormai questo comitato dal 1997 che cercate di portare a chi dovrebbe poi risolvere certe situazioni le vostre istanze, tra cui, entriamo subito nel vivo, quella dell'abusivismo. Il quartiere San Siro, diciamo, ha questa medaglia d'oro che non vorrebbe forse non avere, sul numero di abusivi al proprio interno. Com'era la situazione e com'è la situazione adesso? Beh, prima delle abusive era un quartiere bellissimo dove si viveva bene, certo, sempre case popolari, però dove c'erano tutte famiglie. Adesso, in questi ultimi anni qua, con questo avvento di tutti questi occupanti abusivi, maghrebini, egiziani, è molto difficile vivere, è molto difficile la convivenza. Guardi, le voglio dire solo una cosa: alcune signore vivono su un Marionio 3, un palazzo terribile, dove su una scala, Proviamo, c'è una famiglia di italiani e tutto sino al quinto piano sono occupanti abusivi, dove tu vivi molto male, anche perché poi c'è un'altra cosa da dire, che quando vengono a occupare la casa spaccano tutto, addirittura con la fiamma ossidrica arrivano per tagliare le porte e le lasciano quindi lì. ben attrezzati anche nel fare Attrezzatissimi, c'è poi il loro. un racket terribile. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di capire, abbiamo anche capito, abbiamo anche denunciato, ci siamo esposti anche in prima persona. Non è facile, io anche alla metà, non dico che ho paura, ma alcune volte mi dà fastidio sentirmi addosso gli occhi di queste persone. E poi abbiamo, non so, l'Aller, io non riesco a capire, da affitta negozi a tutti questi malavitosi che in questi bar poi li chiudono, il prefetto di questo li fa chiudere, stanno chiusi 15 giorni e poi riprende, lì c'è il covo di tutto. Ecco, appunto, perché voi avete in realtà un unico interlocutore, cioè, o meglio, tutto quanto è di Aler, Tutto quanto è della tutto quanto regione. quindi è della regione, e verrebbe a dire, beh, allora è facile, non c'è problema di quel pezzo, di quello lì, di quel pezzo di No. quanto. Parliamo con un'unica persona e Sì. sistemiamo tutto. E invece non si riesce No, non è comunque. così. Noi siamo andati diverse volte in regione, siamo stati ascoltati da tutti questi, la prima commissione, la seconda commissione, ma abbiamo avuto l'impressione che non gliene freghi niente. Cioè, secondo noi, la nostra esperienza di tanti anni è che questo quartiere è perso e lo lasciano così. Non le interessa, ecco, perché lei consideri che siamo persone. Quelle che siamo rimasti giovani non ce ne sono, allora ci sono gli anziani e la Perché non vengono seconda età. fatte più nuove assegnazioni in quel tipo, in quel Sì, vengono quartiere. fatte nuove assegnazioni, quelle che riescono a fare, ma sono quasi tutti extracomunitari perché sono quelli che hanno un reddito minore. Due pensionati non avranno mai accesso a una casa così e di conseguenza ci sono persone. Io abito in un numero civico bellissimo, tenuto bene. E ci sono anche tanti stranieri, ma marciano perché sennò io comincio a dire, cioè il mio custode è molto bravo e teniamo bene, ma io le faccio il nome di una via, la via Traccia, no? Le dico questo, poi magari la mia dottoressa, la dottoressa di base, non va più a curare, dice guarda mi dispiace, io, altrimenti devo andare con due della polizia perché lì non posso entrare con tutti i rom che ci sono.
è impossibile, quelli vivono in strada giorno e notte, bivaccano, fanno di tutto. Ma dicevo appunto, negli ultimi anni il problema poi che si è aggiunto è il fatto anche di un abusivismo, ma anche di nomadismo, cioè di certo, fatto di certo, appunto, certo, quindi certo, aumenta e esci continuo e è terribile. Dei numeri, diciamo che parliamo di un paese fondamentalmente, certo, 16.000 persone, si andrebbe al secondo turno se dovessero votare sindaco, quindi insomma sono un paese niente male, nel paese di un certo numero di persone e diciamo che sono quasi 5.000 alloggi, sì, più 6.000 alloggi, 6.000, qualcuno viene già dismesso, è stato dismesso, mi dicevi, no, prima. Sì, sì, comunque sono 6.000 alloggi. Questa è la e parliamo di più di 700 alloggi. Oh, ma di più, di più. Questi qui sono gli ultimi dati, poi arrivano come i funghi, non fai in tempo a andare via uno, morire, perché le cose sono così, la sera c'è già lì quello lì che spacca tutto, che rompe tutto. Su, dice proprio, e diceva c'è proprio un racket, c'è un controllo, c'è proprio una e poi diventa anche molto difficile dopo quando vengono le forze dell'ordine, perché poi per fare uno sloggio, guardi una cosa, ci vuole persino un veterinario se hanno un animale, guardi una cosa da non credere. Ma l'abbiamo comprata perché loro, dando i soldi a quelli del racket, sono convinti di averla comprata. Quindi, doppio, quindi vittime tutte quante, mi viene da dire. Nel senso che nessuno riesce a vincere in questo, no, in questo quartiere, tranne forse qualche malavitoso, che c'è qualcuno che insomma ha in mano la situazione, che invece c'è uno spaccio di vuole droga, che rimanga così. In piazza Selinunte c'è uno spaccio di droga che è una cosa incredibile. Lì è una roba tremenda. Ecco, mi diceva che però appunto non è che voi rimanete a lamentarvi nel vostro quartiere e a piangere all'angolo della strada, prendete e andate a parlare con chi dovete. Ah, che cosa vi rispondono? Ci rispondono come si è risposto il prefetto l'altro giorno, persona squisita, il questore, tutti quanti, dicendoci dateci qualche mese di tempo, al che io ho detto scusate, ma noi non è dal primo prefetto che andiamo, noi è dal terzo prefetto che veniamo. E tutti ci hanno detto dateci un po' di tempo, cominciando da Ferrante, poi ci è venuto l'altro e noi siamo sempre stati ricevuti con tutti gli onori. Mi fanno sedere sulla sedia dove si era seduta la regina Elisabetta, per dirle, no? Me lo dicono anche. Però ora della fine niente. Domani mattina al mio comitato verrà un capitano dei carabinieri che è il comandante della caserma di Quinto Alpini, quella caserma più grossa che c'è a Milano di carabinieri. Mi ha chiamato lui e mi ha detto: signora, sono a sua disposizione. Io voglio capire cosa sarà a fare. Ma vabbè, domani mattina lo vediamo e vediamo di che cosa. Ma che forse veramente le ha trovato magari qualcuno con cui parlare un po' più nello specifico. Ma guardi che da noi sono venuti tutti i sindaci, in campagna elettorale sono venuti tutti, di tutti i partiti, perché noi essendo molto democratici abbiamo chiamato tutti, tutti, e si posso dire che due mesi fa, tanto per dirle, da noi è venuto Sala e come si chiama? Del Rio. Passata la commissione, no? Walter, oltretutto, diciamo, un paio di mesi fa è passata anche la commissione della Camera, giusto? Sì, sì, certamente. Unitamente al quartiere Mazzini è passata anche al quartiere Aller San Siro. E cito il Mazzini perché con il quartiere Aller San Siro è interessata dal 2004 dei contratti di quartiere. Sì. Con delle cifre, diciamo, anche abbastanza interessanti, solo per il quartiere San Siro, questi sono dati che mi ha portato questa mattina tu, Walter, parliamo di 45 milioni di euro più 17 milioni per le infrastrutture. Queste qui sono le previsioni di spesa, no, che mano a mano i contratti di quartiere si stanno allungando come tempi di realizzazione, comunque gli investimenti sono di questo genere. Nel complesso di Milano, sui 5-6, a seconda come li si legga, contratti di quartiere, un investimento di 250 milioni di euro, quindi non sono cifre irrisorie, anzi sono piuttosto pesanti. Il tema è che il problema delle case popolari in particolare non può essere risolto da un solo ente. Noi diciamo paradossalmente, come sulle periferie, il problema delle periferie non lo risolve il sindaco. Ci sono una complessità di soggetti, proprio che fanno parte della città, che se non trovano delle modalità comuni di intervento, uno fa qualcosa, però manca sempre un pezzo, e quindi i risultati sono esattamente questi. Per quanto riguarda il tema dell'abusivismo, è chiaro che se non ci sono le assegnazioni delle abitazioni, esatto, abitazioni rimangono sempre vuote e sono sempre a rischio di occupazione. Più che rischio, a questo punto lo sappiamo, sono a certezze di occupazione. Ci sono a Milano 4.000 case che sono occupate abusivamente,
come diceva Lucia Guerri, c'è quartiere per quartiere un racket che si tiene ben stretto, questo aspetto economico che non è sicuramente secondario. E questo genera tutta una serie di elementi negativi, perché alla fine manca una gestione coordinata e continuata e continuativa. Manca esattamente la cura del patrimonio edilizio pubblico. Questo è il dato Questi dati che fondamentale. riportavi, oltretutto, è interessante perché sono, credo, del 2016, fine, intorno a ottobre 2016 o 2000, fine 2015, scusa, davano lo stato di avanzamento dei lavori per il quartiere San Siro già al 65%, quindi Ma, dovrebbe già essere, insomma, a buon punto. beh, 2/3, tenuto conto che siamo Però da quanto partiti. sentiamo, da quanto dice il Presidente, invece anzi, la situazione peggiora invece Ma che migliorare. ecco, però diciamo una cosa, siccome i contratti di quartiere sono partiti nel 2004, poi 2005-2006, oggi siamo a 10 anni di distanza, Eh sì. quindi non so se questo sia uno stato di avanzamento, il 65%, siamo in ritardo su tutto il fronte cittadino per tutta una serie di E saranno problemi, però date anche siamo in delle ritardo. altre necessità, E ovviamente, in questi anni. questo lascia sempre, un buco. Per cui alcune cose vanno avanti, ma nello stesso tempo nel quartiere rimangono sempre delle sacche che non sono affrontate. E se poi anche un certo tipo di ristrutturazione con molte difficoltà, perché avendo le persone non assegnatare, e lì devono fare anche, per esempio, adesso stanno mettendo a posto la via Traccia, un numero civico, hanno messo a posto via Zamagna molto bene, via Maria, ma sempre come diceva lui, con un ritardo terribile perché avremmo dovuto Diceva già. anche l'esempio di vie messe a posto per metà, via Civitali, mi diceva un pezzo è a posto, un pezzo no, ad No, esempio. via, sì, anche noi, via Marionio, il 3 è messo a posto, il 4, il 7 è messo a posto, il 9 è una roba che ti sembra di essere a Beirut. Cioè, con che criterio, con che scelta fanno queste cose qua? Abbiamo 700 metri quadri, questo lo devo dire perché mi sta qua, in via Zamagna, di un ex Omni, lei è giovane, non sa cos'è, Opera Nazionale Maternità Infanzia, fatta dal Fascio, chiusa da. Sarà lì, ferma, vuota. No, da decine d'anni. No, Da da 40 è anni è chiusa da chiusa. decine d'anni Ma si rende proprio. conto? Nessuno fa niente. L'Aller Ed è di dice proprietà sempre Aller, dell'Aller, della regione. dovevano fare un CPS, non si può. No, Ma non si può, noi, mi aspetta. da pensare che insomma, sono sempre lì che piangono che a miseria, che non hanno soldi, cioè vendilo qual che vada, Ma sarebbe vendilo, ma da dire, vendilo a no? un privato, no? Gli dico. Come chiunque farebbe di noi se deve ristrutturare una casa No, e ne ha no. un'altra, da Uno, pensare in maniera ma inclusa. chi non vive in un quartiere come il mio, penso magari anche altri peggio, non può rendersi conto di che cosa vuol dire vivere lì. No, no, non si può rendere conto. Bisogna proprio Beh, guarda, viverci noi per sicuramente capire. cercheremo a questo punto, noi abbiamo già fatto Scusi, in altri quartieri, abbiamo appena iniziato, venire magari un giorno a fare un giro insieme a Perché lei, noi è una molto cosa. volentieri, per raccontare in diretta quello Perché io le che farò è vedere quartiere San anche le Siro. case, le scale, i numeri civici dove la casa è stata ristrutturata un po' di anni fa, ma degnamente, degnamente, dove oramai non ha più quella fisionomia di casa. Faccio vedere una scala, uno muore. Uno non dice, no, a Milano non può esserci questo. Cosa fanno per entrare nelle case? E l'Aller poi non aggiusta perché dice, tanto stasera ci ritornano, ma a lei le sembra una roba possibile. Ecco, l'area non ha presidi in zona, non si vede No, mai, presidi, no, non. no, no, noi con la via Newton dove ci sono alcuni operatori abbiamo un ottimo rapporto, direi una bugia, però sono pochi, non ci sono ispettori, non c'è nessuno che viene a controllare. Quando tu dici guarda che lì c'è un passaggio di chiavi, esce questo, entra qua, non vedi nessuno. Allora cominci a domandarti, ma perché questo lassismo? Perché lasciare andare le cose così quando noi che siamo delle donne diciamo sempre, ma noi se dobbiamo governarle siamo più bravi di loro. Ecco, guarda, so che non hai dato tu questa risposta, ma magari in questi anni studiando il fenomeno qualcosa te lo sei messo in te. Ma lui è molto Perché bravo. questo lassismo? Perché la Perché? politica non gliene frega Consulta per niente. le periferie, che Ma cosa. noi Questo abbiamo sto iniziato cercando a di capire. il tema del patrimonio edilizio pubblico, l'avevamo affrontato proprio in occasione dei contratti di quartiere, dell'avvio dei contratti di quartiere, e da lì mano a mano, proprio come diceva Lucia Guerri, con delle visite sul campo, ai tempi andammo in via Sì, del sì. Turchino, dall'altra parte della città, proprio all'estremo del capolinea,
Dopo una riunione, anzi un po' prima, la signora Lucia, anche lei mi disse: sì, ma dopo venga con me a fare un giro per il quartiere. Quindi all'alba delle 23 andammo a fare un giro per il quartiere, e lì, al di là di quello che si poteva leggere sui quotidiani, le informazioni, mai la presa diretta di quello che accadeva, e quindi persone che cercavano un posto, un appartamento da occupare abusivamente. E quindi una visita guidata serale di un tre quarti d'ora ha dato l'idea di come funzionava, di quanto era lo sfitto, ma parliamo di più di 10 anni fa. Allora, andare sul campo e vedere sul campo sicuramente dà l'idea di come si vive in un pezzo di Milano, che è Milano, e c'è una disattenzione sostanzialmente di Milano, una disattenzione su un patrimonio edilizio pubblico che noi continuiamo a dire che va visto globalmente, al di là della distinzione delle proprietà Comune di Milano, Regione Lombardia, che Regione Lombardia ha 40.000 appartamenti, il Comune di Milano 29.000, totale sono 70.000 appartamenti, e di questi 4.000 sono circa occupati abusivamente e abbiamo 6.500 appartamenti vuoti. Allora, il tema è innanzitutto andare a focalizzare la popolazione. Noi abbiamo in questi quartieri una popolazione, uno, anziana, e quindi per definizione debole. Due, abbiamo molte persone in precarietà psicologica, psichica, con un numero significativo di presenze. E qui mi aggancio a quello che diceva Lucia Guerri sull'utilizzo dell'Ex Omni, che siccome il quartiere San Siro ha una presenza numericamente importante, alcune centinaia di persone che hanno problemi psichici e quindi hanno bisogno anche di cure, di visite e quant'altro. E l'idea era quella di mettere nell'Ex Omni appunto il centro Grazie. psicosociale. Il risultato però è che per una serie di fattori burocratici, e quindi l'ospedale interviene a mettere le strutture, la regione è d'accordo, però l'ALER vuole l'affitto e quant'altro, alla fine manca un decisore. Il risultato è che le persone non hanno un servizio che è spostato verso il Galaratese, e chi deve svolgere il proprio lavoro non è sul campo, e abbiamo sempre un'area abbandonata, cioè quello dell'abbandono è un fattore determinante, e quello che può essere qualificante, proprio perché noi non possiamo continuare ad avere, lo si dice sempre, ma poi non è così nei fatti, non possiamo avere sempre una concentrazione di situazioni problematiche nei quartieri popolari. Ci vuole una rigenerazione socio-abitativa. La rigenerazione socio-abitativa passa dall'inserimento di persone che vengono ad abitare e si fanno carico anche del quartiere, per cui non vivono solamente come quartiere dormitorio. Ci sono le Un po' come hanno disponibilità. fatto in quegli esperimenti di co-housing, cosa che inserite appunto nelle realtà, Certamente, quindi. stimolanti Allora, collettive, il diciamo, ecco. problema è che noi abbiamo, diciamo così, delle progettualità, ma poi non diventano politica, perché il quartiere Niguarda, Prato Centenaro, il comune ha assegnato 24 appartamenti con questa modalità. Si parla degli appartamenti sotto soglia, a Milano ce ne sono circa Sì, avrebbe dato un 500 bel liberi, sfumato, sì, ma è chiaro giusto. che 24 appartamenti assegnati sono una goccia in mezzo al mare, cioè non cambiano assolutamente Parliamo niente. di 6.000 qua, Se no? vogliamo fare invece una politica adeguata, allora ci sono tantissimi studenti, per esempio fuori sede, che potrebbero venire ad abitare e fare qualcosa anche per gli altri. L'esempio di Mapping San Siro in via Abbiati è un'aula del Politecnico dove si studia, si fa didattica sul campo, ed è un elemento positivo anche per il Molto. quartiere, no? Al di là delle fioriere che hanno messo intorno e quindi per abbellire via Abbiati. Che Allora, una roba. mettendo, noi abbiamo 50, oltre 50.000 studenti fuori sede, potrebbero venire ad abitare a questi appartamenti e pagherebbero anche la locazione, le spese. L'altro aspetto è che noi abbiamo tutta una serie di esperienze positive che vengono anche dalle stesse case popolari. Prendiamo per esempio le autogestioni. Le autogestioni sono previste dall'ALER, e quindi secondo un determinato regolamento. Allora, chi ha cominciato a fare autogestione nelle spese di manutenzione, per esempio nel grattoscioglio,
I costi si sono abbassati da 63.000 euro l'anno a 45.000, quindi c'è un delta del 40%. Vuol dire che nel momento in cui si parla molto di morosità e anche incolpevole, è chiaro che se le spese sono inferiori del 40%, no. È chiaro che però bisogna favorire, non ci potranno essere dappertutto queste cose, ma è chiaro che se noi abbiamo una popolazione anziana sarà difficile che qualcuno cominci a mettersi a fare le autogestioni. Ci vogliono delle persone che siano un pochettino sveglie, brillanti e abbiano un certo tipo di disponibilità. Che abbiamo da darlo adesso, non che abbiamo già dato. Allora probabilmente, adesso non vogliamo ritirarlo sugli studenti che devono studiare, però... Abbiamo 60.000 studenti, noi abbiamo fatto qualche indagine sul campo piuttosto empirica, frequentando anche le università. Oggi i studenti devono pagare 450 euro, 500 euro al mese per un posto letto. Allora, venire a condividere magari un monolocale vorrebbe dire portare nel quartiere Aree San Siro 100 studenti, magari del conservatorio piuttosto che altro, che fanno tutta una serie di attività. Non è la soluzione questo, ma porta a una parziale soluzione, perché se non si mettono insieme tutte queste cose, oltre il garantire la sicurezza, che è il fattore determinante, sì. Ma se noi non... Se noi non rigeneriamo proprio socialmente i quartieri, rimangono a farsi carico le persone anziane che per forza di cose hanno le loro difficoltà. No? Però abbiamo avuto esperienze negative, giustissimo quello che dicevate, però noi abbiamo avuto esperienze negative quando hanno segnato le case ai poliziotti. È stata proprio via Morgantino un'esperienza negativissima, se ne stanno andando via tutti, ecco. Perché loro qui non ci vogliono stare, perché magari l'inquilino è via Morgantino, è un numero civico bellissimo, ristrutturato, dove tutta gente per bene, ma sa, lei polizia, non, sono arroganti maleducati e se ne stanno andando, un'esperienza sono molto ben visti dagli altri, che sono bruttissima, ma il tema a San Siro ci sono le autogestioni, ci sono diversi stabili con l'autogestione, però ha ragione lui, bisogna tenere anche conto dove ci sono persone anziane, non si fanno carico, perché noi abbiamo persone di 87 anni che sono i presidenti dell'autogestione, bravissimi, ma quando muoiono loro, e poi molti numeri civici senza il custode non possono stare. Non possono assolutissimamente, perché è un baluardo, cioè poi perché io le dico una cosa che lei senz'altro le resterà senza parole, quest'estate le signore del mio comitato di quartiere, perché siamo prevalentemente donne e valiamo 100.000 volte di più degli uomini, hanno passato tutta l'estate in cortile con i loro sigiolini per non fare occupare le case, non sono neanche andate in ferie, ma lei le pare una roba logica? Io mi domando se a Milano, capitale europea, dove tutti parlano di San Siro, c'è la metropolitana qua, il tram, cioè è servitissimo un quartiere dal punto di vista... Voi mi dovete fare la vedette lombarde in cortile per sì, ma gelato, la fetta di angura, poi le due di notte erano stravolte e andavano a casa perché non sono più giovanissime, però non è possibile questo. Non è ammissibile, qui dove io avrò le mie idee, ma io qua mi rivolgo alla politica e sarò anche noioso su questa cosa, ma dove stanno quelli della regione, dove stanno quelli del comune, dove sono? Non capiscono che qui c'è una necessità, un'emergenza tremenda, ma perché devono ridurre così i quartieri? Io valgo quanto valgono loro. Guardi, le dico una cosa, poi non parlo più. Quando io ero una bambina, nel mio cortile dove abito lì da... erano tutti operai, quando un operaio comprava una bicicletta, mia mamma milanesona diceva, oi, lo dico milanese, te visto l'angiolino, la compra una bicicletta, se vedi che lei è un operaio, cioè con questo orgoglio, con questa cosa di dire, eravamo centinaia di bambini, era appena finita la guerra, ma non è mai successo quello che succede adesso, mai, poi spaccano tutto, rompono tutto, se lei va a vedere in piazza Silenite cos'è che non fanno, uno dice ma perché abbiamo speso i soldi per rifare questa piazza, per quale motivo? Qualche intervento appunto è stato fatto, però col contratto di quartiere hanno rifatto questa piazza bellissima, ma non dura, persino tutte le panchine rotte, no, è una cosa che uno deve vivere per capire, deve... Beh, no, noi Lucia cercheremo soprattutto di organizzarci, e le voglio dire una cosa, molta gente rifiuta di venire a San Siro a abitare proprio per questo fatto qua, proprio perché anche nel mio cortile, che come le ripeto è un cortile bellissimo, tenuto bene,
un portinaio tenuto bene, quando escono trovano quello e rifiutano. Ecco. Perché io dico, ma no signora, guardi che bella casetta, tutta ristrutturata, guardi tutto a posto, ma qua un bufera se trovi. Questa è la realtà, è brutto perché a me non piace. Quindi c'è anche proprio un rigetto del rifiuto di questa zona. Sicuro, di sicuro poi diciamo che televisione e giornali l'hanno fatto. No, non ci hanno aiutato. Allora, televisione e giornali, però, se uno va a vedere qual è la realtà, quindi Lucia Guerra ci ha raccontato della realtà, non tanto dell'informazione che danno giornali e TV. Alcune volte c'è una sovrapposizione, la situazione è quella che è. Sono venuta qua perché conosco Walter, perché settimana venerdì mi hanno chiamato ad andare a Canale 5, vieni. Basta, ho detto, non mi presto più. Abbiamo avuto un privilegio. La rabbia tua fa audience, quindi molti. No, ma non mi piaceva andare lì a gridare. Noi cerchiamo di appunto dare voce a questa situazione, ma anzi, vorrò poi venire a fare un giro con lei e voglio vedere anche le cose che funzionano. Anzi, ma, certo. Sono molto curioso di vedere le cose che funzionano e capire come mai si possano, o queste cose che funzionano, non possono contaminare con gli altri conto che abbiamo una scuola elementare che è una delle più belle di Milano, la Lombardo Radici. 85 etnie diverse. Ecco. Lei mi dice come fanno le maestre a spiegare lì e come fanno i genitori a mandarli i bambini? È impossibile. Io stessa ho una nipote che è andata a scuola, mia figlia è andata a scuola lì, sua figlia è andata a scuola lì. Il ragazzo era un carattere, l'abbiamo mandato all'altra parte. Però non si può, come si può? Io li conosco bene quelle maestre lì, perché adesso noi per esempio a maggio facciamo pulisci il mondo, pulisci il quartiere con l'ANSA, vengono giù tutti, l'avviserò, guardi che vengono giù con tutti i loro cosi, poi faremo un pranzo con la dottoressa, quella che hai detto tu prima di Via Beatti, come si chiama la professoressa? La Cognetti. Okay. Di mapping. Ecco, facciamo con lei, per far rivivere il quartiere, l'anno scorso abbiamo fatto una festa però. E poi ci finanziamo noi, perché nessuno. Tutto altro che autogestione. No, quest'anno deve dare i soldi al consiglio di zona, se no vede cosa succede. Ecco, Bestetti, questo è un annuncio per lei, eh? So che ci segue il presidente di consiglio di Municipio 7. Ci segue spesso, Marco Bestetti, ed è molto attento a quello che facciamo. Diamogli un contributo. No, Bestetti. Io giusto? Le dirò che quest'anno un contributo per il quando quartiere, l'ho visto per poi pulirlo, quindi a Canale 5 l'ho telefonato e detto guarda sei stato bravo, perché io sono onesta, lui mi conosce, io sono, non ho medaglie da salvare, capisci? Non le ho mai volute. Però dico la verità, con Bestetti noi non abbiamo proprio nessun niente da dire. Anzi, qualche giorno fa è stata l'assegnazione record di un alloggio da qualche parte, che sono andata un po'. Comunque, permetto di dire un flash. Allora, noi abbiamo tantissime risorse. Il problema è che, come al solito, a Milano sono scoordinate. Sì. Noi abbiamo anche chi aiuta, anche nel quartiere reale a San Siro, magari una cinquantina di famiglie, a pagare le bollette della luce. Cioè, abbiamo tutte queste situazioni episodiche che non riescono a diventare sistema. Allora, noi abbiamo sempre detto che uno degli elementi istituzionali deve essere quello del raccordo sul campo. Il raccordo sul campo oggi dovrebbe essere, come prima, dei consigli di zona e dei municipi. I consigli di zona con il regolamento del 77 avevano una competenza sul patrimonio edilizio pubblico, poi con il regolamento del 97 anche oggi non hanno più niente. Quindi noi rischiamo di avere anche dei presidenti che sono interessati attivi, però non hanno la competenza nemmeno quasi di conoscere qual è la realtà numerica, i dati e quant'altro. Abbiamo un sistema burocratico che è contro questa situazione. Anche l'ALER, nell'assegnare i propri obiettivi, paradossalmente, se uno dice io ho una persona che riesce a pagarmi 90 invece di 100, gli faccio una riduzione d'affitto, adesso mi si passi il termine, è meglio che quello non si può fare, no? È meglio che l'appartamento rimanga sfitto, allora nessuno mi viene a controllare. È chiaro che lo sfitto continua ad aumentare ed aumentano le occupazioni abusive. Allora, questo qui è una situazione che bisogna risolvere mettendo intorno a un tavolo tutti quei soggetti che stanno facendo già delle cose. Perché oggi dobbiamo dire che la situazione è parte del problema, non è parte della soluzione. Vuol dire che come si è approcciato fino adesso il tema della gestione delle case popolari è stato inadeguato. E quindi è inutile continuare a percorrere vecchie strade che sappiamo dove ci portano.
Ecco, questo è lo sforzo che Consulta Periferie a Milano sta cercando di fare e con alcune iniziative sotto il tema Abitando Milano abbiamo cercato proprio di portare da chi fa la cooperazione abitativa di proprietà indivise, quindi ci sono 8.000 appartamenti gestiti in questa maniera a Milano, bene, dove gli spazi sono destinati non al vuoto ma a tutta una serie di servizi che possono essere utili per gli abitanti, da chi fa il teatro, chi porta i pasti agli anziani e quant'altro. Allora, sono tutte esperienze che sono positive di un modo di gestire, un modo di gestire che potrebbe essere tranquillamente trasferito perché gli spazi ci sono. Noi abbiamo il 30% e passa degli spazi artigianali e commerciali che non sono locati, vengono lasciati lì morti, ma la morte porta a degrado. Allora, questo qui non è una cosa semplice, non ci sono soluzioni semplici a problematiche complesse, come anche, e qui mi riferisco a quello che diceva Lucia Guerri prima, sui poliziotti. Ma il problema non sono i poliziotti da mettere lì, è che lì ci possono andare delle persone che si fanno carico di questa situazione. Già, appunto, prendere situazioni che già esistono e contaminare queste buone pratiche. Posso fare velocissimo un appello, Presidente? Un appello all'assessore Rabaiotti, sì? Che ci apra presto il laboratorio di quartiere, perché è stato chiuso da un po' di mesi e noi abbiamo bisogno dell'apertura di questo laboratorio. Mi auguro che senta o che qualcuno glielo riferisca, perché per noi è importantissimo, molto importante. E un'altra cosa velocissima, la morosità a volte è morosità voluta, pochissimi hanno bisogno di essere aiutati. Ecco, e su questo bel messaggio di speranza, come dire, io vado, ti ringrazio davvero tanto per l'ospite che ci ha portato, perché è stata una puntata davvero interessante. Noi lo prendiamo come veramente, sì, come impegno di venire a fare un giro insieme a lei, magari sentiamo anche Mapping San Siro, cioè un po' di gente di quelle che insomma hanno trovato e stanno facendo nel vostro quartiere, andiamo a farci un bel giretto facciamo davvero vedere il brutto ma anche il bello, e facciamo in modo che il bello magari contagi sempre di più. E quindi, infatti, perché il bello poi non è, le case è molto sono bello, bellissime, anzi, le case, quindi speriamo che questo possa contaminare, certo, e aiutare alle buone pratiche anche in altre situazioni, magari essere anche ad esempio per altri quartieri. Walter, io davvero ti ringrazio tantissimo, so che sul tema avete fatto davvero dei grossi lavori, è un tema che continueremo poi a seguire anche le prossime puntate. No, ci sono tanti che lavorano, solamente che ognuno lavora per sé. Come e questo non aiuta assolutamente, o si fa sistema altrimenti saremo condannati a ripetere la storia negativa come che c'è stata fino adesso. Chiudiamo le puntate sempre dicendo, alla fine prima quasi sempre di comunicazione, qui i vari settori, e di lavoro, non si parla, e di lavoro assieme, non si parla, sembra quasi che insomma, è complesso, ma dovremmo forse chiedere una sponsorizzazione prima di tutto a Vodafone, che gli dia la possibilità di parlarsi più velocemente, sembrerebbe quasi, che a volte veramente ci si perde. Ma in cose che noi tre faremmo magari molto velocemente, ma anche no? Con sistemi nuovi, la cooperazione abitativa ha sicuramente da insegnare. Obiettivi nuovi, dicevamo appunto, quindi che non può essere che è meglio uno sfitto che un poco affitto, meglio un poco affitto, insomma, meglio così. Va bene, il Presidente aveva bisogno almeno altre 2-3 ore di trasmissione perché scalpita, che vuole dire tante cose, la rinvitiamo, va bene? La rinvitiamo, dai, va bene. Va bene. La rinviteremo una delle prossime settimane, va bene. Grazie mille, grazie e buona giornata a tutti anche e due. A voi, grazie. Grazie tantissimo anche a voi che ci avete seguito, so che ci seguite spesso poi dal quartiere San Siro, quindi oggi è stata una puntata interessante per molti di voi che ci avete seguito, ma so anche che ci seguite da tantissimi altri quartieri e che quindi veramente storie di altri quartieri possono aiutare il vostro quartiere, possono aiutare a volte anche solo la vostra scala, perché abbiamo sentito stessa via, due numeri civici diversi, due mondi completamente diversi. Davvero ringrazio tutti quelli che ci avete seguito, ci vediamo domani con una nuova puntata di Good Morning Milano e oggi pomeriggio ore 18 con l'edizione della sera di Milano All News. Grazie mille, arrivederci.